14:55, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000, vediamo le principali notizie. Bombe su Kyivyi Rog, l'esercito russo ha lanciato nella notte nuovi attacchi contro le regioni orientali dell'Ucraina, in particolare è stato colpito il distretto dove è nato il presidente Zelensky. In quella regione nell'ultima settimana sono stati 6 i civili uccisi e più di 500 le case distrutte. Il fronte diplomatico e i negoziati potrebbero riprendere a fine agosto, dice Kiev, solo dopo la nostra controffensiva. Da Mosca, la portavoce del ministro degli esteri affonda, l'Ucraina che conoscevamo all'interno di quei confini non c'è più e non ci sarà più. Covid, aumentano le reinfezioni. In 10 mesi 500.000 persone si sono riammalate, si tratta del 4% del totale. Nell'ultima settimana questa percentuale è salita al 7%. Lo indica il report dell'Istituto Superiore di Sanità. Più a rischio sono i non vaccinati e chi ha fatto l'ultima dose da più di 120 giorni. Nuovo esposto del Codacons sull'aumento dei prezzi della benzina. L'Associazione dei consumatori chiede alle procure di 100 città italiane di indagare su una eventuale speculazione. Oggi, scrive, la benzina costa oltre il 25% in più rispetto allo scorso anno, nonostante il taglio delle accise. Siccità, allarme al nord Italia, le acque del Po non sono state mai così basse da 70 anni, in sofferenza anche i grandi laghi, il maggiore è sceso al minimo storico con un grado di riempimento del 22%, mentre quello di Como è al 25%, una situazione drammatica secondo gli agricoltori che stimano già 2 miliardi di danni. Non dimenticare il gregge, che non vengano i fumi e ti riempiano la testa. Così Papa Francesco chiede ai paolini di mantenere la propria identità. In udienza con i partecipanti all'11° capitolo generale della Società San Paolo, conclude: la vostra identità non viene tanto dal gregge, ma dalla chiamata che vi ha tolto dal gregge. Non ci girerò intorno, ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce, il mieloma. La difficile dichiarazione è di Giovanni Allevi, che con un post sui social affida al pubblico le sue preoccupazioni. Ho sempre combattuto i miei draghi insieme a voi, ma adesso, ha aggiunto, dovrò farlo lontano dal palco. Gran Premio del Canada in salita, Leclerc penalizzato di 10 posizioni. La Ferrari ha deciso infatti di cambiare un elemento in più della monoposto oltre la quota consentita per stagione. La sostituzione si è resa necessaria dopo il guasto al motore durante il GP dell'Azerbaigian di domenica scorsa. 14:58, l'informazione flash per il momento finisce qui, ma torna con tutti gli aggiornamenti alle 18:30. Rimanete su TV 2000.